Un pari e tanti rimpianti per il Teramo, che fa 1-1 contro il Renate, ma che mastica amaro per le occasioni non sfruttate nel primo tempo, che avrebbero probabilmente portato un risultato diverso e necessario alla causa biancorossa. Paladini conferma la stessa formazione che ha vinto nell'ultimo turno casalingo contro la Triestina, con Sales che rientra dalla squalifica e che manda Vares in panchina. In avanti ancora il confermato tridente con Bacio, Terracino, Gondò e San Domenico. Dall'altra parte rientra Malgrati dalla squalifica, ma Cevoli perde il capocannoniere Gomez passando di conseguenza al 3-5-2. La prima mezz'ora è soprattutto del Renate, i nerazzurri aggrediscono il Teramo e lasciano ben pochi spazi. Palma impegna subito Calore alla deviazione comunque centrale, mentre poco dopo Milillo è provvidenziale ad anticipare sul secondo palo Simonetti. Il primo squillo del Teramo arriva dopo il quarto d'ora, quando Gondò testa i riflessi di Di Gregorio, con Vannucci che invece tre minuti più tardi ci prova dalla distanza, trovando una deviazione. La squadra di Paladini sembra però riuscire gradualmente a prendere le misure. Alla mezz'ora palla gol per il Teramo, con San Domenico che vede l'inserimento centrale di De Grazia, ma sul centrocampista è provvidenziale in uscita Di Gregorio. Lo stesso estremo difensore nerazzurro è ancora protagonista quando Milillo raccoglie una deviazione dalla barriera dopo un calcio di punizione di Gondò, ma si trova praticamente allo specchio della porta chiusa. La ripresa invece inizia come meglio non si potrebbe per il Teramo. Teso interviene in area su Graziano e per il direttore di gara è calcio di rigore. Dal dischetto Bacio Terracino spiazza Di Gregorio e porta in vantaggio i biancorossi firmando il nono gol stagionale. La reazione del Renate è però praticamente immediata. Malgrati coglie l'incrocio dei pali dagli sviluppi di un angolo, mentre Calore provvidenziale poco dopo in uscita sull'ex palmo. Prima del quarto d'ora però l'arbitro giudica falloso un intervento di De Grazia su Pavan, assegnando di conseguenza il calcio di rigore nerazzurri. È proprio l'ex palmo a riportare poi in parità il risultato con Calore battuto. Paladini cambia qualcosa cercando più spinta dalla parte destra del centrocampo. Entra Vares ed esce Caidi, con Ilari che prende il posto di un De Grazia colto dai crampi. Il Teramo sembra recepire bene le novità, con lo stesso Ilari che impegna Di Gregorio dalla distanza. Al 32esimo poi occasione ghiotta per il Diavolo, con un bello schema da calcio di punizione. Ilari pesca Panico in area, che in girata però non inquadra la porta. La squadra di Paladini resta però in inferiorità numerica dopo qualche istante. Speranza si fa beffare da Lunetta, il capitano biancorosso è costretto a fermarlo in qualche modo, con il direttore di gara che estrae il rosso diretto all'indirizzo del difensore quando manca ancora più di un quarto d'ora alla fine del match. Paladini non rinuncia comunque a provarci, ma cercando più equilibrio, chiamando dentro Fratangelo e Amadio al posto di Gondò e Bacio Terracino. I biancorossi rischiano grosso nel recupero, quando Di Gennaro in diagonale non trova di un soffio la porta. È un punto che comunque fa classifica per il Teramo, anche considerato i risultati delle rivali dirette, ma i biancorossi andranno adesso a San Benedetto senza Speranza e con l'obbligo di fare punti.